Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Greganico Melitese Scillese. Sono in compagnia del collega Ivano Verducci, ben ritrovati. Risultato del primo tempo 2-0 a favore dei padroni di casa, con reti di Tripodi e di Obinna. Passo il microfono al collega per la lettura delle formazioni e dell'arbitro. Sì, Borgo Melitese ha cominciato con Leonardi, Mangiola, Martino, Antonio, Mallimaci, Ielo, Sgro, Manganaro, Tripodi Annunziato, Obinna, Marino, che è il capitano, e Martino Annunziato. Poi in panchina Scaramuzzino, Principato, Nucera, Falcone che è il secondo portiere, Igurnari, Vincenzo e Giuseppe, Pansera, Salvatore, Martin, Zaccone e Perla. Mister, l'allenatore è Cormaci, in panchina troviamo anche Pellicone, Mimmo Tripodi, Suraci. La Scillese ha cominciato con Iaconis, Campora, Macri, Ligato, Liuzzi, Bova Giuseppe, Bova Domenico, Chebbe, Mollo, Perina, Giuseppe e Napolitano. In panchina Bova Marco, Perina Alessio, Porcaro, Mortelliti, Picone e Picone Francesco. Mister Cardillo Fortunato e presidente Cardillo Luciano. L'arbitro il signor Luccisano di Taurianova. 2-0, come hai detto tu, si è cominciato da poco. A te Domenico. I cronisti non sono stati aggiornati per quanto riguarda i numeri e quindi sono costretti loro malgrado a darli i numeri. Sì, purtroppo dobbiamo dire che all'inizio nel ricevere la distinta da parte della Scillese ci sono stati dati dei numeri errati, cioè dei numeri dall'1 fino al 16, 16-17, ma poi in campo abbiamo visto qualche numero differente come il 21, il 22, il 14, il 18 e purtroppo noi non riusciamo a riconoscere i giocatori della Scillese. Possiamo fare una telecronaca in maniera un po' ridotta, comunque proviamo lo stesso a nominare, sperando di azzeccare quelli con i nomi giusti, con i numeri che ci avevano dato all'inizio, sperando che queste cose non capitino più, perché bisogna anche avere il rispetto di, delle persone che sono in attesa di ricevere queste distinte da un'ora prima. E c'è l'altro problema, quello dei numeri delle magliette, che sono sempre più piccoli. Sì, questa è una questione di marketing del quale purtroppo non ci mettiamo nemmeno a parlare, perché parleremo contro i mulini a vento, ecco. Torniamo comunque a commentare l'incontro quando siamo quasi a 2 minuti. Sempre 2-0 a favore dei padroni di casa, non si è visto nulla in questi 2 minuti, ma le squadre ovviamente cercano di interpretare la partita, cioè che i padroni di casa a conservare il doppio vantaggio e gli ospiti nel tentativo di riaprire il match. Sì, negli spogliatoi sicuramente mister Cardillo avrà detto ai suoi di cercare di spostare più in avanti il baricentro. Intanto il portiere della Scillese ha delle evidenti difficoltà oggi, non riesce a bloccare alcuni cross che arrivano da destra e da sinistra da parte del Borgo, e l'ennesima volta che si fa sfuggire il pallone dalle mani in presa alta. Non ne approfitta comunque nessuno per sua fortuna. E qui anche l'errore del Borgo, un lungo pallone verso Antonio Martino che lascia scorrere, palla che va a finire sull'out di destra. Un dialogo fra sordi e muti che non è certo quello tra Sandokan e Yanis De Gomera. No, assolutamente. Come è un vero e proprio dialogo tra sordi e muti. Mi piace anche a me dire questa tua chicca da telecronista.
Intanto Marino cercava con un colpo di testa all'indietro di offrire il pallone ad Annunziato Martino, ma questi non ha seguito l'azione. Ora Mangiola va a colpire di testa per non far intervenire gli avanti della Scillese, dovrebbe essere Napolitano o Perina Giuseppe. Calcio di punizione comunque fischiato dall'arbitro Lucisano. Leonardi si impossessa del pallone, lo posiziona e va a battere. 3 minuti e 40 secondi nel corso della seconda frazione di gioco. Non è cambiato nulla rispetto al precedente collegamento e rispetto al primo tempo, vale a dire Borgo Grecanico Meletese 2, Scillese 0. C'è stato un attacco da parte del Meletese, che Borgo Grecanico Meletese, che invocava la concessione del calcio di un corner. Non ne vuole sentire l'arbitro, il gioco è già ripreso con questa ripartenza da parte degli azzurri, diciamo così, della Scillese, che stanno tentando di riaprire il match. Palla che staziona sulla tre quarti, respinta in un primo tempo da Obin, si arrabbia di brutto, sentite le urla tarzanine da parte dell'uomo ragno locale Leonardi. Manda i suoi difensori a quel paese, evidentemente non condivide l'approccio in questo inizio di ripresa. Eh sì, non può condividerlo, perché comunque la Scillese non è scesa in campo con il sangue agli occhi, anzi continua a giocare con il numero 27 in avanti, credo che sia Napolitano, perché il numero 9 è Mollo, è Mollo di cognome naturalmente. E niente, comunque non è riuscita a sbrogliare il bandolo della matassa. Il Borgo è comunque sempre, si fa sempre pericoloso nelle occasioni che ha per andare in avanti con il trottolino Antonio Martino, che fa tutta la fascia destra, mentre dall'altra parte fanno molto movimento sia Tripodi Annunziato che Obinna, che gioca un po' più indietro rispetto all'attaccante d'aria che è Ciccio Marino. Ciccio Marino, che ricordiamo ha avuto anche lui l'opportunità di poter segnare. Qualcuno dal pubblico diceva per sbloccarsi, ma ancora siamo alla prima partita, sbloccarsi chi lo sa quando sarà. L'importante è che il Borgo vinca questo incontro per il popolo di Melito sportivo, perché cominciare bene credo sia una cosa di enorme valore. Bisogna infuocare l'ambiente. Bisogna cercare di fare questo campionato di prima categoria da protagonisti, sempre al vertice, mantenendo la giusta concentrazione, perché l'organizzazione che ho visto oggi è davvero importante. 7 minuti nel secondo tempo, risultato invariato, 2-0 a favore dei locali. Per merito di Tripodi e Obinna al 13° e al 16° del primo tempo. I padroni di casa hanno anche invocato la concessione di un calcio di rigore, sul quale l'arbitro a nostro avviso ha sorvolato, in quanto le mani erano molto vicine al corpo. Ha avuto anche qualche altra palla gol. Deve rimediare in qualche modo Martino. Viene poi sgambettato, ecco il motivo di questo calcio piazzato, una leggerezza che poteva costare cara.
Sì, è stato Mallemagi che ha un po' toccato male il pallone, favorendo l'intervento di Mollo, che si è avventato sul pallone come un rapace, è riuscito a strapparglielo, però poi di rincorsa e da dietro bellissimo l'intervento di Antonio Martino, che è riuscito ad andare anche a prendersi un calcio di punizione. E quindi si riparte con il Borgo in attacco. Ora viene fermato Marino dal centrocampo dell'Ascillese, recupera però Ielo e offre a sinistra ad Obin, da questi a Marino. Marino si libera di Chebbe, poi torna indietro, si ferma, fa movimento in aria annunziato, Martino non viene servito, preferisce l'inserimento di Manganaro, che approfitta di un errore del difensore dell'Ascillese, poi la palla non riesce ad arrivare in aria verso annunziato Martino, tornano indietro Martino, Antonio, Manganaro. Siamo a destra, ora viene spostato addirittura a centro dove c'è Alberto Sgoro di sinistro, prova un tiro, in dialetto si chiamerebbe un tiro da papuzza. A te Domenico. Forse voleva servire Marino, che si era decentrato, sta di fatto che si è svanita come neve al sole l'opportunità per i padroni di casa di andare sul 3-0, e quindi addio goleada. Sì, ma da lì Alberto Sgro avrebbe potuto fare, tirare una staffilata, ecco, l'avrebbe sicuramente messa all'incrocio. Invece ha preferito servire Marino. Vorrei magari pensare che lo abbia fatto per dare quel qualcosa in più, voglio dire, al nostro numero 11. Attenzione in aria, gol 3-0, la terza rete, ed è Tripodi che serve questo pallone. Ha annunziato Martino, 3-0 del Borgo, quando siamo al nono minuto, decimo minuto quasi, 3-0 del Borgo, bellissima l'azione. Quindi riepilogando, abbiamo al 13° Tripodi, al 16° Binna nel primo tempo, al 9° Martino nel secondo, e siamo 3-0. A questo punto la famigerata goleada potrebbe prendere corpo e anima, tutto dipende dalle sostituzioni, perché intanto siamo già al pit stop, perché sta per entrare in campo con il numero 17 Marco Bova, uno dei tre. Gli altri due sono Giuseppe e Domenico, che figurano nella lista della Scillese. 3-0, risultato che ci sta tutto. Sì, ci sta tutto, il Borgo ha dominato il primo tempo e si accinge a dominare anche il secondo. La Scillese fa quel che può. Credo che siano in difficoltà, che abbiano comunque affrontato magari un'estate travagliata. Purtroppo non sono preparato per sapere un po' come è stata la preparazione della Scillese, ma sembrano indietro come preparazione. Non stanno per nulla impensierendo il Borgo Grecanico, e sta impressionando veramente questo numero 28 Tripodi, eccolo lì sul 3-0, ancora insiste, si avventa sui palloni come se la squadra con cui gioca stesse perdendo. Ecco, è una cosa bella del calcio, lo avevo visto già dopo un quarto d'ora e mi sono tra virgolette innamorato. Siamo tutti in attesa di conoscere le sostituzioni nelle file della squadra di casa. Sì, e ora comincerà la gerandola delle sostituzioni. Non dimentichiamo la panchina eccellente che c'è anche nel Borgo Grecanico. È un roster di giocatori quest'anno qui del Borgo Melitese. Marino entra direttamente in aria facendoci, e poi Antonio lancia alle fresche frasche questo pallone, era un assist, doveva soltanto dire vai, mettila dentro, e Martino invece cicca il pallone, in effetti torna indietro ridendo, meno male, 3-0, ha capito che comunque l'errore è grosso. Non pensava che Fulmine Marino avrebbe recuperato quella sfera.
diciamo che comunque Marino è ancora cioè ha avuto sicuramente una preparazione differente rispetto agli altri, perché ha avuto dei problemi fisici questa estate. Nessuno si aspettava questa sua avanzata sulla fascia destra, e ha superato. Attenzione, ora c'è una sostituzione, entra Nucera, le prime sostituzioni del Borgo, entra Nucera e poi anche con il numero 28 della Scillese. La sostituzione anche del Borgo e della Scillese. Marino ha fatto più di 50 metri in velocità, è entrata in aria, ha offerto su un piatto d'argento questo pallone, come dici tu, con livrea pure. Antonio Marino ha sbagliato completamente. Esce il vecchio capitano e quindi il vice capitano di quest'anno, Alberto Sgro, sostituito da Nucera. Cominciano le sostituzioni al 14° minuto. Si diceva di Marino che in un'ora di gioco ha fatto vedere belle cose, ha sperato la marcatura in diverse circostanze, ha offerto anche palloni d'oro su un vassoio d'argento, tipo quella di Martino, che però non sono state concluse nella giusta maniera. Sì, sono state, ormai non le contiamo più le occasioni da rete che ha avuto il Borgo, diciamo che ricordiamo le più importanti: nel primo tempo quella di Marino e ora questa di Martino. Questa di Martino su assist veramente al bacio di Ciccio Marino Bomber per Martino Antonio. Iaconis, ora il portiere della Scillese, depone il pallone tra i piedi di Chebbe per cominciare questa azione d'attacco della Scillese. Sembra senza idee, comunque vediamo che se questo nuovo cambio della squadra tirrenica porterà qualcosa. Lancio in avanti tra due difensori del Borgo, non riesce a districarsi il numero 21 della Scillese, Ielo, c'è poi... Dalla fascia destra cade Campora, viene toccato fallosamente, limite dell'area, una buona posizione per un calcio di punizione per la Scillese. Si avvicina Giuseppe Bova. A te Domenico. I minuti 15 e 5 secondi nel corso della ripresa al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Il risultato è cambiato, come abbiamo più volte ribadito. È ora di 3-0 a favore dei padroni di casa. Ovviamente apre la danza delle marcature al 13° Tripodi, raddoppio di Obin al 16° nel primo tempo. Nel secondo invece al 9° Martino ha portato a 3 le marcature. Cerca ora di riaprire il match la formazione ospite, sarà il caso di vedere all'opera Leonardi. Sì, è pronto a battere un sinistro, bellissimo all'incrocio dei pali, la rete della Scillese, questo gol merita, veramente una punizione magistrale, quella calciata dal giocatore della Scillese, che con il numero 6 dovrebbe essere Bova Giuseppe. Bellissimo calcio di punizione, un sinistro velenoso, Leonardi c'era quasi arrivato, la palla l'ha sfiorata, la palla ha toccato comunque l'incrocio ed è andata in rete. Ha riaperto il match dunque la formazione della Costa Viola, siamo ora sul 3-1. Bisogna pur dire però che la Scillese non si sia mai arresa, ha continuato nonostante lo svantaggio a macinare il suo gioco ed è riuscita in maniera un po' rocambolesca a riaprire il match. E ora Marino con una sciabolata in diagonale ha sfiorato il montante alla sinistra del portiere, tiro a giro che fa parte del suo vasto repertorio, ma la fortuna non è dalla sua parte, come abbiamo detto, non in questa partita. Sì, ci prova ancora Marino, nulla da fare per lui,
La Cillese potrebbe aver riaperto l'incontro con questo calcio di punizione. Il gol è stato di Mollo, non di Bova Giuseppe, addirittura anche i numeri che ci avevano dato sono errati, quindi il numero 6 ha assodato sia Mollo. Un calcio di punizione magistrale, Obinna contro Chebbe, lo supera in velocità, deve essere fermato dal numero 4 della Cillese, che dal referto dovrebbe essere ligato. Palla in fallo laterale, l'arbitro richiama il massaggiatore Suraci perché era andato forse a recuperare qualche pallone. Si riprende il Borgo con Manganaro. Una punizione velenosa, hai detto, più velenosa di una manita falloide. All'incrocio l'avrebbe parato, ma questo era più dell'incrocio. Sì, ha proprio cercato quell'angolo. Ho visto nei video che molti calciatori professionisti si allenano a colpire quel punto proprio dove la traversa si interseca con il palo, e lui è andato proprio a colpire quel punto, e proprio nel lato sinistro, ecco, del portiere Leonardi. Il quale ha anche lui una importante fisicità, abbastanza alto, è riuscito a toccare il pallone, ma questo è sbattuto contro il montante appunto ed è entrato lo stesso in rete. Una punizione comunque battuta in un modo che, voglio dire, potrebbe essere fatta vedere, ecco, ai giovani, per dire, ecco, così si battono le punizioni. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Eh sì, e ci sta a puntino questo tuo intervento. È bello vedere comunque per gli appassionati di calcio, nonostante uno non sia tifoso, ecco, magari della Cillese, però bisogna togliersi il cappello di fronte a dei gesti tecnici così. Il colpo di Mollo con un sinistro, ecco, di sinistro, è riuscito a prendere la traversa alla sinistra a sua volta di Leonardi. Un gol che sicuramente la regia ci farà vedere in replay pure. Magari qualcuno potrebbe anche farsi fare un video particolare. Questo non porta punti alla Cillese fino ad ora, siamo comunque al 20esimo, quasi al 21esimo, non porterà forse punti alla Cillese, però potrà incoraggiare la squadra, perché questo significa che qualche importante calciatore, ecco, esiste anche dalla parte dei blu. Una partita gradevole, emozionante, affascinante, come le migliori telenovelas strappalacrime, con emozioni a tutta birra sia da una parte che dall'altra. Sì, diciamo che con questo calcio di punizione la Cillese forse sta cercando di imbastire delle migliori azioni d'attacco, perché fino ad ora non ha giocato, ecco, con il coltello tra i denti, anzi è stata un po' troppo leggera, in special modo in difesa. Certamente non possiamo dire che sia una squadra materasso o che sia una squadra di basso profilo, perché la Cillese a nostro avviso è una delle migliori squadre del calcio calabrese, e ricordiamolo, ha militato nel campionato di Serie D, eccellenza, promozione, e negli ultimi anni ha avuto sempre modo e maniera di mettere in vetrina le sue notevoli qualità, sia nelle individualità che nel gioco collettivo, ben allenata da Fortunato Cardillo. Siamo ora al 21esimo, quasi 22 nel corso della seconda frazione di gioco, e il risultato è sempre di 3-1 a favore dei padroni di casa, ovviamente. Ricordiamo le marcature: Tripode Obinna nel primo tempo e Martino nel secondo, ha accorciato le distanze
Rollo, mollo, non abbiamo ben capito. Comunque siamo al 22esimo, insiste ora ancora Marino, che ottiene un calcio piazzato, viene sgambettato proprio al limite, una posizione centrale proprio adatta per le sue qualità. E siamo ora in attesa di vedere come Ciccio Bomba riuscirà o meno a trasformare questa punizione. Siamo al 23esimo, una posizione ideale per Ciccio Bomba. Sì, calcio di punizione, pronto Marino. L'arbitro intanto è venuto ad ammonire nella panchina della Scillese per qualche protesta su questo calcio di punizione. È pronto Marino, la barriera sono in quattro della Scillese. Vediamo se è cambiato qualcosa quest'anno con i metri della barriera. Vediamo se si spostano in avanti come accadeva anche l'anno scorso. L'arbitro controlla, sono addirittura in sei in barriera e la posizione centrale, Ciccio Marino, capitano, bomber, un passato glorioso, niente sulla barriera, Obinna non arriva, fallo in aria per la Scillese. 7 metri che poi sono diventati 6. Sì, queste sono delle cose incontrollabili fin quando non si adotterà anche in questi campi, ma lo abbiamo detto l'anno scorso per tutto il campionato, lo diciamo anche ora. Bisognerebbe mettere il segno per terra. Sostituzione per il Borgo, entra Zaccone ed ecco un figlio della fusione, così lo possiamo nominare, ed esce la sorpresa per me, anche se lui ha fatto comunque dei campionati eccezionali in altri lidi, all'Ocri, al Bocale e compagnia bella. Grande merito oggi, posso dirlo, manca 20 minuti, però è il migliore in campo. Tripodi annunziato. Sostituzione, è entrato Zaccone. Quindi mancano ora una ventina di minuti al termine, sempre 3-1, sempre in mano il risultato al Borgo Melitesi. Puoi avere tutta la classe che vuoi, Ciccio Marino ce l'ha, ma senza la fortuna della dea bendata non vai da nessuna parte. Sì, è un mix di tante cose, non soltanto credo la fortuna, ma anche... E Marino ci ha provato e naturalmente ancora non è riuscito a segnare. Forse oggi potrebbe essere importante la marcatura anche per Marino. Ricordiamo che sulle 3 reti del Borgo Melitese non c'è stata nemmeno una doppietta, quindi già 3 sono i giocatori del Borgo che sono andati in rete, e sono quindi Tripodi annunziato, Obinna e Martino annunziato. Marino è comunque lì pronto a sfruttare le occasioni. La fortuna sì, è una parte importante della vita, se così la vogliamo definire, anche per il calcio ha un valore aggiunto. Marino ci proverà ancora, l'importante per la squadra è vincere. Ecco Nucera, recupera un buon pallone, dialoga con un triangolo, eccolo qua Marino, si sposta un po', tira altissimo, no, cioè non tanto alto, ma una bomba che sorvola di poco la traversa, avrebbe messo sicuramente l'avrebbe messa all'angolo. Ha perso l'attimo giusto, ha incespicato un attimino sul pallone. Sì, ha incespicato all'inizio e forse quello gli ha spostato quel tanto la palla, l'avrebbe messa all'incrocio, volevo dire, no, all'angolo. E ancora che chiede palla, non viene ora marcato più voracemente dagli avversari come lo era nel primo tempo. Marino sta cercando di fare quel gol che farebbe esplodere il Maro Simone. Ci si aspetta tanto da questo atleta.
strani passaggi previsti dal modulo di Cormaci. Eh sì, si può anche giocare così, il risultato assiste questa impostazione di gioco, bisogna anche far girare la palla, ma la Maci e Mangiola dialogano, bisogna stare attenti però. Ora addirittura il pallone arriva a Leonardi, che comunque anche lui è un giocatore di esperienza e con i piedi ci sa fare. Ielo di testa offre verso Zaccone, che torna a centrocampo a prendersi questo pallone, il bomber della seconda categoria dell'anno scorso, ricordiamolo, Vincenzo Zaccone, entrato in sostituzione di Annunziato Tripodi. Attenzione qui a queste entrate un po' sconclusionate, perché ci si potrebbe far male, in particolar modo Binna è il numero 28 della Scinlese, è entrato poco fa. Attenzione ora a Kebbe, che imposta verso Bova. Kebbe affrontato da Manganaro, la palla viene lanciata in avanti, comunque il signor Luccisano aveva fermato tutto. Non bisogna lasciarsi innervosire, bisogna stare calmi, la partita sta scorrendo nei giusti binari, ecco, si sta camminando nei giusti binari, non bisogna innervosirsi, bisogna, il campionato è lungo. Sostituzione ora anche per la Scillese, però l'arbitro non viene chiamato dall'allenatore, si posiziona nella linea dove si effettuano appunto le sostituzioni, ma non viene chiamata, si gioca. Kebbe va a battere questo calcio di punizione per la Scillese. Domenico, a te. Siamo alla mezz'ora, sempre 3-1. Kebbe, il suo tiro supera abbondantemente la trasversale, nulla di fatto. Siamo quasi alla mezz'ora nel secondo tempo, c'è un'altra sostituzione nelle file della Scillese. Cormaci getta un'occhiata alla sua panchina, ma ancora non viene effettuato alcun cambio, perché quello della Scillese, come si diceva, sta per entrare in campo con il numero 13, e ci dobbiamo limitare a questo, perché esce il numero 27. Abbiamo detto che diamo i numeri e li diamo. Potremmo avventarci nel dire che il numero 13 è Porcaro, da distinta era Porcaro. Purtroppo, ripetiamo, non li conosciamo di persona, quindi facciamo che è entrato Porcaro. E questa è una cosa purtroppo che ci fa molto dispiacere, perché non si può fare così. Comunque, torniamo. Fallo laterale per il Borgo Melitese. Va a battere Martino Antonio. Martino Annunziato cerca con una finezza di servire Antonio, ma non ci riesce, poi entra Manganaro duro sull'avversario e si stringono comunque la mano sia Manganaro che il numero 7 Bova Domenico. Mollo, l'autore della marcatura. Imposta comunque l'azione a centrocampo e sruba l'ennesimo pallone. Obinna si invola, supera tre avversari, da Annucera arriva prima Iaconis, fallo. Sì, anche se il portiere ha accentuato un attimino, perché francamente non mi sembra che l'abbia toccato. Comunque l'arbitro opta per il calcio piazzato, ci ha battuto, ripartenza Scillese. Quando sono 32 minuti, 31 e 20 nel corso. Ormai siamo al 32esimo, niente. Il Borgo è padrone del campo, quindi 3-1, saldamente nelle mani. Sì, del Borgo, sì, del Borgo Melitese. Sostituzioni ci sono state. Diciamo che nel Borgo Melitese è entrato da ambo le parti, purtroppo non le abbiamo, perché sì, li hanno fatti entrambi gli allenatori, ma volevo dirti che ad esempio nel Borgo Melitese è entrato anche 32esimo del secondo tempo, sempre 3-1. È una fase del match
che potrebbe preludere a qualsiasi cosa, cioè al gol sia su un fronte che sull'altro. L'arbitro vede un Mani quindi il gioco riprenderà con un calcio piazzato a favore della formazione della Costa Viola e c'è un'altra sostituzione nelle file locali. Sì, esce ora anche l'autore della terza marcatura, cioè Annunziato Martino, ed entra Principato. Principato che anche l'anno scorso ha comunque fatto un ottimo campionato con il Borgo Grecanico, contribuendo a quella salvezza che, diciamo, sulla carta poi nessuno si aspettava, magari in pochi si aspettavano, però è stato un bellissimo campionato. Pasquale Principato ha messo in vetrina negli ultimi tempi le sue qualità di sprinter degne di Usain Bolt. Sì, è molto veloce, in effetti un centometrista di elevata fattura, certo, non a livello di Mennea, però comunque anche lui può dire la sua in questo lunghissimo campionato di prima categoria. Come hai ben detto tu prima, comunque la partita è in pugno, diciamo che il Borgo è padrone del campo, questo 3-1 potrebbe bastare, potrebbe essere sufficiente, però non bisogna cullarsi, perché nel calcio ne abbiamo visti di tutti i colori. Dovesse la Scillese segnare anche il 3-2, poi magari potrebbe anche intervenire il nervosismo. Marino, limite dell'area, carica il sinistro, respinge il muro della difesa scillese. La barriera corallina di cui ti avevo parlato poco fa, perché un bomber se non ha questa fortuna. Sì, in effetti lì magari il difensore va a saltare, potrebbe anche lì in quel caso saltare e il tiro rasoterra poteva andare magari all'angolo, ma così non è avvenuto. Marino ci prova da tutte le parti, è presente. Avrà scoccato 7-8 tiri tutti nello specchio, ma il risultato è sempre quello di prima. Sì, c'è un muro difensivo di maglie blu comunque nei confronti di Marini, eccolo, lo vedi, sono in due ora che arrivano a contrastarlo. Smista comunque la palla per Antonio Martino, Principato si fa mettere in fallo laterale questo pallone, siamo a destra, nell'out di destra va Martino a prendere la palla, pronto per battere questo fallo laterale. Dentro per Obinna, Obinna in aria, preferisce dare a Martino che dovrà crossare, riesce a crossare, Principato di testa, Iaconis blocca. Marino circondato da una selva di giocatori, non mai meno di 4, non ha potuto fare granché. No, e quando è riuscito comunque a impossessarsi del pallone ha sempre cercato la porta da bomber navigato qual è. La fortuna, come hai detto tu, ma anche il muro dei difensori della Scillese non gli hanno fatto, diciamo, mettere il nome, non hanno fatto mettere il nome di Marino tra i marcatori. Cosa dire? L'importante comunque, lo ripeto per l'ennesima volta, è che il Borgo vinca questo incontro. Ennesima sostituzione dalla parte del Borgo Melitese. Sta per entrare con il numero 2 Scaramuzzino. Scaramuzzino sostituirà Ielo quando siamo ormai al 37esimo minuto. C'è anche Antonio Martino fuori, forse è andato a farsi medicare da Suraci. Applausi per Ielo dal numerosissimo pubblico del Maro Simone. Ivan Ielo, uno dei migliori in questi ultimi 2-3 campionati. Quando siamo giunti al 37esimo della ripresa, sempre 3-1. Sì, sempre 3-1, quando ormai mancano 8 minuti più qualche altro minuto di recupero,
bene o male una decina di minuti alla conclusione di questo incontro, che si avvia alla conclusione con i tre punti in cascina, il Fieno in cascina, ecco i tre punti per il Borgo Grecanico Melitese, oggi in maglia bianca e pantaloncini blu. Ha affrontato una Scillese un po' dimessa, che è venuta qui a Melito sicuramente per fare la sua partita, ma i valori tecnici sono stati superiori, quelli del Borgo Melitese. Forse la preparazione della Scillese è avvenuta anche dopo. Melito si sta preparando da tutta l'estate ad affrontare questo campionato. Ennesima sostituzione ora per la Melitese, entra Perla. Gioco di parole, Perla, una perla per questo campionato. Una perla di giocatore, l'anno scorso ha meritato nelle file del Bocale e nel campionato di eccellenza regionale calabrese, sia nell'under che nella prima squadra. Comunque anche la Scillese effettua la sua sostituzione, purtroppo non siamo nelle condizioni di potervi dire altro se non il numero 16. Però ignoriamo completamente quale sia il nome, chiediamo scusa sia all'interessato sia alla Scillese, soprattutto ai nostri telespettatori, ai nostri follower. Sì, la distinta dovrebbe essere Picone. Si batte questo calcio di punizione, anzi è stato già battuto, smista il pallone con eleganza Mangiola ed ecco il nuovo entrato Zaccone. Sulla sinistra si invola Scaramuzzino, arriva quasi dentro l'area di rigore e viene fermato da Chebbe, poi commette fallo, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Borgo. Non si è aperto l'airbag? No, non si è aperto. Chebbe, sfruttando la sua fisicità, la sua stazza, ha ricacciato indietro e poi ha buttato. È il caso di dire che sia franato addosso al povero, tra virgolette, Scaramuzzino. Esattamente, è stato proprio così. Scaramuzzino comunque ha insistito un po' troppo, perché aveva fatto tutta la fascia sinistra, è arrivato al limite dell'area, a quel punto avrebbe dovuto servire qualche compagno, invece ha provato proprio ad entrare in area, ma Chebbe è comunque un giocatore di esperienza, lo ha, tra virgolette, ricacciato fuori e poi, ripeto, con la sua stazza lo ha messo a terra. Marino, calcio di punizione battuto, limite dell'area, eccolo Scaramuzzino, svirgola completamente il pallone, ma c'è Obinna sempre per Nucera, trova e cerca e trova Perla, che si fa mettere il pallone in calcio d'angolo. Ne vedremo delle belle con questa squadra quest'anno del Borgo, ha davvero dei calciatori interessanti. Panchina lunga, ma soprattutto panchina di qualità. Panchina di qualità e panchina, come si dice, di prospettiva, perché sono dei giovani che possono crescere. Non si sa mai questo campionato come andrà a finire. Ciccio Marino prova il gol dell'anno, però scaraventa il pallone sulla 106. La tifoseria comunque ha indirizzato un qualche applauso. Sì, il gesto tecnico è interessantissimo, quello di Marino, ha tentato di fare una sforbiciata volante, ma ha colpito il pallone invece che di collo, o comunque molto sull'esterno, e quindi la palla è schizzata altissima. Perla ruba il pallone con intelligenza, si invola e poi cerca di servire Marino, il tocco forse con il braccio del numero 4 della Scillese, che dovrebbe essere ligato forse con la mano, noi da qui non siamo sicuri, però ligato ha guardato l'arbitro, quindi sicuramente anche lui si sentiva, come si dice, con i carboni bagnati. Attenzione a Perla che fa quello che vuole in aria, serve Nucera, gioca in scioltezza, il Borgo meriterebbe la quarta marcatura. Ma è veramente un fantasma dell'area di rigore, sbuca da ogni dove questo Perla. Eh sì, è entrato da pochi minuti e sta facendo vedere di che pasta è fatto, è un ragazzo, come ti ripeto, di prospettiva.
è interessante vedere che comunque anche con quale intelligenza tattica ha aspettato l'errore dell'avversario, ha capito che l'avversario avrebbe toccato il pallone un tantino in avanti, lui si è inserito, ha rubato questa palla, si è involato, ha offerto il pallone, un assist d'oro a Nucera, palla alta. Senza nulla togliere allo sgusciante Scaramozzino. Ecco uno di quei momenti che potrebbero decidere diversamente. Sì, sono state già cinque, se non sbaglio, le sostituzioni. Non si è vista, diciamo, una involuzione della squadra, anzi addirittura una evoluzione, cioè un miglioramento di questa squadra, perché cioè un miglioramento ha comunque continuato, vedi come si libera dell'avversario, Perla entra in aria, uno slalom gigante, il pubblico si esalta, è letteralmente esaltato, applausi che non si vedevano da anni. Calcio spettacolo, calcio champagne nell'ultimo quarto d'ora, mentre la Scillese si appresta a effettuare l'ennesima sostituzione e purtroppo, tranne che il numero, il 15, non siamo nelle condizioni di poter dire altro e chiediamo scusa. Sì, la distinta dovrebbe essere Picone Francesco, la distinta sempre che abbiamo avuto noi. E niente, come ti dicevo prima, il bellissimo slalom questo di Perla, uno slalom, qui si parla di calcio e di sci, uno slalom col pallone. Siamo a Madonna di Campiglio, Courmayeur, Cortina d'Ampezzo e nemmeno è in onda Alberto Tomba, ma si vede spesso e volentieri degli slalom degni ...44esimo, ormai si attende solamente il fischio dell'arbitro Marino, limite dell'area, finta e doppia finta, Obinna, attenzione, ancora Obinna, va al tiro e sfiora solamente l'incrocio dei pali, ma avrebbe meritato sicuramente il quarto gol la formazione di casa, lo ha sfiorato in diverse circostanze, sta giocando a tiro a segno, ma purtroppo le intenzioni non vengono trasformate con il gol e ormai siamo già al 45esimo, ci sarà da recuperare qualche secondo, insegue il pallone con successo Binna, se ne va, si libera di uno o due avversari, il terzo gli mette la palla in fallo laterale, l'arbitro controlla il cronometro, non ha ancora detto quanti minuti intende recuperare. Abbiamo superato il 45esimo, rimessa laterale per i padroni di casa già battuta, c'è un tiro che colpisce la base del palo e incredibilmente danza sulla linea di porta e non c'è nessuno che la ribadisca. Danza sulla linea di porta e non c'è nemmeno un alito di vento per poterla far entrare, ha colpito il palo, quindi alla nostra sinistra, guardando da qui il palo alla nostra sinistra, e ha camminato il pallone, ha ballonzolato in tutta la linea dell'aria fino ad arrivare addirittura dall'altra parte in quella di destra senza nemmeno qualcuno che la potesse toccare quel pochissimo per farle entrare, è stato Zaccone e si vede che anche Zaccone in prospettiva questa squadra, torno a ripetere, ci farà divertire, speriamo, il pubblico lo sente, il pubblico applaude, il pubblico si esalta e speriamo che questi gradoni tornino ad essere completamente occupati, però è importante anche oggi aver visto così tanto pubblico qui, gli ultras sono contenti, magari quando si incontreranno altri periodi, però la squadra è buona, i giovani sono ottimi, ecco Perla scende da destra, sono in superiorità numerica e gol di Marino, borgol di Marino, esplode la Santa Barbara del tifo, 4-1.
E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. 4-1, dunque più che meritato, abbiamo detto tutto. Vi ringraziamo per la cortese attenzione alla linea, torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Purtroppo non sono stati proprio... qualche spettatore si è messo fra la telecamera e il campo e il nostro regista non ha potuto riprendere pienamente il quarto gol, quello di Marino. Comunque sotto la curva Cormaci in testa, 4-1, un esordio buono, anzi ottimo. Avevamo già restituito la linea, ma la riprendiamo perché c'è ancora qualche momento di suspense e di gioia, di festa. ...4-1, non poteva cominciare meglio, c'è anche il gol di Marino e la linea torna questa volta a Bruno Taverna.